Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questo gameplay abbiamo appena battuto Hozai, il titano di fuoco, che vi invito a recuperare se non l'avete ancora visto nel video precedente a questo. Trovate la playlist in descrizione e nel primo commento di ogni video che carico sul canale. Detto ciò, ora dobbiamo passare oltre il Freesia Pass, quindi direi di prima di tutto farvi vedere che a Volcadon ho dato delle nuove mosse. Ho guardato quelle che aveva, non mi piacevano troppo. Ed ora Miccia, che causa scottatura, Valanga di pietre e Soffio Ardente e Taglio Profondo. Soffio Ardente è l'unica mossa speciale che ha purtroppo per ora, perché Valanga di pietre è fisica e anche Taglio Profondo è fisico, ma Taglio Profondo causa sanguinamento, quindi le ho messe comunque. Questo Coromon deve essere allenato un bel po'. Ora proseguiamo. Salve. Beh, qui non si attiva nessun evento, quindi direi di proseguire la nostra esplorazione. Tipo qui, dove abbiamo questo spinner di ghiaccio. Ci fa capire, insomma, dove andremo. Kuzo, un giorno scalerò questa montagna, solamente con le mie nude mani e una barba virile. E senza la funivia. Persino gli uomini più temerari di Alavi non hanno mai osato evitare la funivia. Rimarranno sbalorditi quando realizzerò questa impresa, è sicuro? Guarda, l'importante è che non muori, poi puoi fare quello che ti pare. Ah, diamo un'occhiata se ci sono strumenti invisibili qui. No. Salve. Amanti delle sfide, siete pronti? Signor Sei, re delle sfide. Non vi sento. Signor Sei, re delle sfide. Oh. Io l'ho detto citando SpongeBob, non pensavo che anche lui lo dicesse. Bella citazione, bravi. Allora, non perdiamo altro tempo e cominciamo a spiegare le regole per la sfida di oggi. La sfida della tripla minaccia. Ok. Oh, e tu? C'è un nuovo arrivato in mezzo a noi. Unisciti a noi in questa nuova sfida. La nostra umile comunità accoglie sempre nel suo gruppo qualsiasi volto nuovo. Prendi questo volantino, qui troverai tutto quello che devi sapere. Opuscolo della sfida, ok. Allora, questa sfida può essere completata solo sulle vette di Vlamma. Per vincere devi sconfiggere un Coromon selvatico di livello 3 volte superiore a quello del tuo Coromon. Puoi usare un solo Coromon nella lotta. Non puoi utilizzare alcun oggetto nella lotta. Il tuo Coromon non può tenere nessun oggetto. Completare una sfida difficile è un risultato meraviglioso, quindi divertiti. Non mi sembra molto interessante. Spero che le prime di oggi non si rivelino schifezza. Allora sarete felici di sapere che non ho badato a spese per questa ricompensa. E si tratta proprio di rullo di tamburi, grazie. Una pietra annullatrice. Con uno di questi piccolini non dovrete mai più temere quelle noiose condizioni atmosferiche, non mi interessa. Sto cercando questa pietra annullatrice da una vita e ora ho la possibilità di vincerla? Devo averla a tutti i costi. Va bene, Marion. Va bene ragazzi, ripassate attentamente le regole. Il primo a completare la sfida ottiene la pietra che permetterà al vostro Coromon di essere immune a qualsiasi condizione meteorologica. Pronti? Via! Sinceramente non mi interessa, anche perché per battere un Coromon di 3 livelli superiore qui, basterebbe mettermi Uka Flow. Ma devo stare lì a trovarlo, quindi... Cioè non mi viene fuori automaticamente? No. No, niente, allora troppo sbatti per una pietra annullatrice che non mi serve a nulla. Cioè dovrei star lì a cercare. Tra l'altro bellissimo Kyraptor. Dovrei star lì a cercare un Coromon di livello basso per affrontare uno di questi. Non mi interessa. Non mi interessa proprio. Quindi me ne vado. La sfida non si farà. Quindi mettiamo davanti di nuovo Rhino Buzz e proseguiamo. Ah, siamo arrivati su così, ok, nessuna animazione, niente, va bene. Questo è il Freesia Pass, io adoro le zone ghiacciate nei giochi. Le zone innevate, le zone ghiacciate le adoro. Ok, qui troviamo comunque Dugterra. La neve è iniziata a cadere dal cielo, fuga. Non sono riuscito a scappare, onda sismica. Grazie, mi ha appena shottato Rhino Buzz. Non me l'ha shottato. Posso... No, non posso scappare. Dugterra, ti meriti una fine orrenda. Ti meriti una fine davvero orrenda. Uka Claw, vai.
Solo che per cui pensavi trovare Coromon di tipo ghiaccio, non di tipo terra. Pioggia di meteoriti. Vabbè, mandameli pure. Però, e non è molto efficace? Minchia. Sabbie mobili, è velocissimo sto Dugtrio, eh. E non è molto efficace, cioè, fortissimo sto coso. Vabbè, ma l'abbiamo anche noi, sappiamo quanto è forte Dugtrio. Sappiamo anche quanto è forte Wukoglow. Ecco fatto. Bene così. Proseguiamo. Qui c'era uno strumento. Frutto Chinax, qualcosa del genere. Qui si può salire? Sì, che si può salire. Immagino che si debba andare in alto, no? Questo santuario è dedicato ai ricercatori duellanti che hanno cercato i Coromon nella Passo Frezia e hanno fallito. Il vostro coraggio non sarà dimenticato e neanche la vostra stupidità. Come scusa? Qui cosa abbiamo? Spinner ghiaccio? No, frutto gelo. C'è qualche strumento invisibile? Ah, là sopra, ok. Solo che questo non possiamo spostarlo perché ci servirebbe la... Possiamo bruciarlo quello? Non credo, sinceramente. Quell'alberello lì, possiamo bruciarlo? No. A parte che non si saliva nemmeno da lì, ho sbagliato. Questo non servirebbe a nulla se spingerlo perché mi bloccherebbe comunque la strada, vedete? Quindi scendiamo. L'unica strada possibile è questa qui. Ce n'è uno da qualche parte, ma non ho visto dove. Ah, lì sopra, questo. Ok, frutto rusk. E di là si può andare volendo. Immagino che di qui invece si va davanti. Quindi andiamo dall'altra parte. Diamo una curata ai nostri Coromon. Beralis non può imparare una mossa tipo spinta pesante, vero? Una mossa pesante. In modo da combattere contro i tipi di tipo ghiaccio. Pace interiore. Non mi interessa. Taglio profondo potrebbe essere buono in realtà da insegnargli. Al posto di graffio. Illuminazione, calcio volante. Non male questo. Punta fantasma, no. Occhio ipnotico, no. No, no, no. Fanghiglia, non è malaccio, però. Ghiaccio già ce l'abbiamo, non è un problema. Spruzzo. Spruzzo potremmo insegnarlo effettivamente come coverage contro i Coromon di tipo fuoco. Posizione da sumo nemmeno male. Vediamo cosa possiamo togliergli, eh. Cioè mosse che non usiamo mai. Tipo graffio, lo disabilitiamo molto volentieri. Anche vendetta. Mettiamogli taglio profondo. E cos'è che abbiamo detto? Spruzzo. Ecco, molto meglio. Molto, molto meglio così. Molto meglio. E l'abbiamo messo come primo. Va bene, andiamo. Strumentino qui. Spinner di ghiaccio. E non possiamo passare da questa parte. Ok. Quindi proseguiamo di qua. Un'allenatrice. Vai. Battaglia di palle di neve a sorpresa. Va bene, Aaron. Quanti anni hai, scusami? Blizzan. Oh! Ma è diventato un tucano praticamente. Bellissimo. È Blitzbird. Allora, lui è Coromon di tipo ghiaccio, ovviamente, no? Sì. Facciamo un taglio profondo. Non ha colpito. Grande Beralis, iniziamo bene. Ah, pure confuso. Ottimo. Vediamo quanto danno gli facciamo. Non gli facciamo molto danno. Però lo faccia sanguinare e ci aumentiamo l'attacco fisico. Altra neve sporca, vabbè siamo già confusi quindi sti cazzi. Vai, non ha colpito, ottimo così. Ma ha solo neve sporca questo Coromon, scusami. Ole, bravo. E non sei più confuso, ottimo così, vai. Taglio profondo, magari non fallire un'altra volta, no? E il sanguinamento dovrebbe fare il resto? Spero. No, niente. Ah, ok, sanguina. Ole, bravo. Oh, bel po' di punti per Beralis. E Volcadon al 42. Bene così. Crybeast. Altro Coromon di tipo
altro Coromon, o meglio, tipo ghiaccio, sì. E direi a questo punto di provare a mandare il nostro Volcanon. Vediamo come se la cava. È di 6 livelli avanti l'avversario. E questo Craigslist è fortissimo, l'abbiamo visto. Vediamo come se la cava comunque. Difesa speciale diminuita. Andiamo con Soffio Ardente. Neve sporca, ci confonde. Ok, va bene. Vediamo quanto li facciamo. Non male. Tuo pazzo di neve. Ah, si rigenera probabilmente con la valanga. Altra neve sporca, ok. Noi usiamo un altro soffio ardente. Buono. E tiriamolo giù con un altro soffio ardente a questo punto. Buono. Iniziamo a tirare super bene anche Volcanon, eh. Dovrei poi andare a ridistribuirli bene i punti. Perché chissà quanti ne ha presi prima di questi livelli, le ha messe tutte a caso. Ok, qua devo cambiare Coromon perché Confuso ha praticamente esaurito tutti i suoi PE. Andiamo Cryptor. Volcanon. Carino il verso. Ok, diminuiamogli l'attacco prima cosa. Palla di neve tagliente. Ah, però. Quanto danno mi hai fatto, scusami? Potere lunare. Vediamo quanto danno li faccio a noi. Nemmeno tanto, in realtà. Fortunatamente non ha colpito. E tutti questi Coromon che hanno pupazzo di neve, però, sono stronzi, eh. Andiamo ancora con potere lunare. 3 poteri lunari dovrebbero bastare. Questo invece potrebbe fare molto male. Colpo critico, tra l'altro. Niente. Eclipsor è già partito. Quanto sono forti i Coromon di queste zone, scusami. Cioè davvero salgono di livello in una maniera allucinante. Esplosioni ghiacciate. Ok, fortunatamente non l'ha colpito. Poi sono tutti straveloci. I miei Coromon sono tutti lentissimi. Mannaggia loro. Ok. Ehi, doveva essere una battaglia di palle di neve. Attaccarmi così non è divertente. Guarda, non rompere le palle, grazie. Allora, abbiamo già uno dei nostri Coromon disintegrato. Al primo allenatore. Bene così. E anche uno di quelli che probabilmente sarebbe stato più inutile in questa zona. Però, tutto combo, vai. Tiriamo su un po' di PE. Anche a te. Vai. E poi curiamoci. Porta PE M. Vai. Vai. Vocaclaw lo curo anche se in questa zona praticamente tutti gli sono super efficaci perché è comunque uno dei nostri Coromon più forti, se non il Coromon più forte. Strumentino? Niente. Allora, diamo un'occhiata ai Coromon che si possono trovare qui, anche per far andare via la confusione ai nostri Coromon. Ma sì, c'è solo il Dugterra qui, ma scusami. Spero si possa fuggire. Ok. E con la velocità di Dugterra effettivamente è più facile fuggire. Ma non è una zona di tipo ghiaccio questa, scusami. Perché troviamo Armadon? Giusto per capire, no? Mi sembra strano. Oh, finalmente un Coromon di tipo ghiaccio. Crybis, tra l'altro uno dei più forti. Adesso riusciamo a catturarlo, eh. Sabbie mobili. Sì, ma che danno che fa? Ma scusami. Ha pure ben riposato a lui. Quindi non gli facciamo niente praticamente con questo attacco. Pure colpo critico era. Ok, velocità diminuita. E Dugterra è diventato un blocco di ghiaccio. Ah. Ok. Mandiamo Rhinovaz. Ah, Dugterra è intrappolato, cioè non posso fare nulla. Devo solamente star qui e aspettare che si scongeli. Artigli graffianti. Ok, il frutto può mangiarlo anche se è congelato. Beh, ma quanto è forte sto coso. A parte che mi ha fatto due brutti colpi di fila. Ok, si è scongelato. Ole. Craigslist è fortissimo comunque. Picchi congelante. Qua devo cambiarlo, squadra. Non voglio farlo morire. Mandiamo Volcanon.
Tanto deve solo tankare. Ah, è intrappolato. Vediamo di catturarlo allora, altrimenti il nostro morirà. Usiamo lo spinner di ghiaccio per aumentare la probabilità al massimo di cattura, eh? Anche se ho paura che non rimanga dentro. Oh, invece sì. Ha un buonissimo attacco speciale lui. Non comune, tra l'altro. Artigli graffianti. Dammi un'occhiata a questi attacchi, va. Danneggia il nemico con una probabilità del 10% di congelamento. Se il nemico è già congelato, questa mossa avrà il 100% di probabilità di colpo critico. Ah, ecco perché ha fatto colpo critico, era congelato. Ok, allora va bene. Picchi congelati. Perfora il nemico con affilati baculi congelati, infliggendo danni e impedendogli di scappare. Esplosioni ghiacciate. Lancia una raffica di esplosioni ghiacciate da 1 a 3 volte. Ogni colpo ha una probabilità del 15% di ridurre la difesa speciale del nemico di uno stadio. Non è male, eh. Minchia, non è male per niente sto coso. Evoca una tormenta per far scendere neve, aumentando l'efficacia dei cormoni di ghiaccio, sì. Ok, ben riposato. Lo tengo, ovviamente. Non gli do un soprannome. E lo inviamo al deposito. La faccio. Ok, Dr. ha risvegliato il suo potenziale. Volcaron al 43. Ottimo. E dovrebbero essere anche usciti dalla confusione, infatti. Però devo curarmi da terra. Vediamoci un po' di cose qui, anche se non servono più a nulla. Sì, devo curarmi assolutamente da terra. Ok. E devo ridargli il fotogiuba. Minchia, quanto tosta questa zona. Bello di Coromon che davvero più va avanti, più è tosta. Cioè, davvero... calibrata molto bene la difficoltà, molto molto bene. E io tra l'altro non me li sto allenando più di tanto nell'erba alta. Non ci sono strumenti qui, nada. Però posso salire ancora. Passo Fresa, consiglio numero 1, non guardare mai verso il basso, va bene. Niente nemmeno qui. Però io vorrei andare giù a prendere gli altri strumenti. Anche se qui c'ero già stato, quindi meglio no, meglio non farlo. Andiamo da questa parte. Nada. Ok, qua si può scendere. E siamo arrivati qui. Bene, affrontiamo lui. Cavoli, metà della mia squadra è già esausta. Che faccio, continuo? Combatto con te? O prendo la scorciatoia e torno a Vlamma? Preferisco la seconda opzione. Prendo la scorciatoia. Ok. Chi è Ashclops? Chi è sto qua, scusami? Ashclops? Potente, tra l'altro. Non ce l'ho, non l'ho mai catturato. Ed è ancora un di tipo fuoco. Niente, Uka Claw, tocca a te. Pensavo avessero dei Coromon di tipo ghiaccio questi allenatori, invece. Bravo, metti l'umidificatore, va. Mossa lavico. Non ha masso lavico e non ha colpito. Perfetto, spruzzo e addio. Ashclops. Effettivamente lei viene da Vlamma. Quindi ci sta che abbia un Coromon di tipo fuoco e terra. E proprio ha risvegliato il suo potenziale. Vai. Cyberite. Ah, ok. Ecco, un overclock però è un problema questo. Deve essere eliminato subito, eh. Perché ha preso il mio attacco ora. E l'attacco di Coclow è tipo OP. Cambio di marcia. Quindi se aumenta ancora cosa? Attacco fisico aumentato, cacchio. E velocità. Calcio volante. Il nostro però ha una buona difesa fisica, infatti regge. Dai, colpiscilo almeno due volte, così ce lo leviamo dalle palle, Cyberin. Niente. Cioè, è incredibile come non riesco mai a colpire. Contro il boss ha colpito tre volte, effettivamente, Però, dai, la faccia. Qua ho dovuto perdere tutta la vita per... Ok, Volcano al 44. Ottimo. Tempesta di fuoco sbloccato. Speciale. Ottimo. Evoca una massiccia tempesta di fuoco per danneggiare gravemente il nemico. C'è una probabilità del 15% di scottatura. Questa è fortissima. La tolgo allora l'altra. Questo soffio ardente. Tanto non userò mai. Una volta che ho tempesta di fuoco. Abilità. È il lanciafiamme di questo gioco praticamente. Mudma. Ah, tipo spettro lui se non sbaglio, sì.
e non ho Coromon di tipo spettro. Vabbè, facciamo così, raga. Prendo la scorciatoia qui e vado a curarmi Coromon perché già qua mi hanno disintegrato. Ovviamente taglio, così almeno non vedete. Ecco, adesso colpisce 3 volte, quando è letteralmente inutile farlo. E lo lascio con 2 PS. Va bene. Beh, manderemo allora qualcuno che deve prendere un po' di punti esperienza, tipo Volcanon. Volcanon! E proviamo questa tempesta di fuoco, va? Eccola qui. L'attacco che ci usavano contro di noi, che ci faceva un bordello di male. Buono così, risvegliato parte del suo potenziale. Attacco fisico, attacco speciale. Tutto attacco speciale, mettiamo lui. Tutto attacco speciale. Volcanon. Bellissimo. Allora, io qui direi di prendere la scorciatoia e tornare effettivamente al centro addestratore a curarci. Poi magari vado direttamente a Poguri a ridistribuire le statistiche di Volcanon. Questo ovviamente taglio tutto così non dovete vedere nulla di tutta questa roba. E ci rivediamo qui, tra praticamente istantaneamente. Eccoci tornati. Ho curato i miei Coromon, ho ridistribuito le caratteristiche a Volcanon mettendogliele tutte su attacco speciale, tutte. E giusto forse un paio sui piedi per avere comunque un po' di punti energia da usare. E siamo di nuovo qui davanti a quell'allenatore che abbiamo appena sconfitto per proseguire. Allora, strumentino qui no, parte con questo per vederlo. C'è da qualche parte ma non ho visto dove. Con la neve è difficilissimo vedere dove. Forse lì. Devi proprio stare guardando esattamente quel punto, altrimenti non lo trovi. Ma no, qui non c'è. Ah, forse lì in basso. È quell'albero? No. Non capisco dove sia. Ah, là dietro, ok. Coromon, attenzione. Ok, un crypick. La neve ha iniziato a cadere. E io userò una tempesta di fuoco. Ben riposato, sì. Scommettiamo che anche con il ben riposato questo crepa. Ha un attacco speciale questo qui altissimo, infatti. Bio super efficace. Bene, bene, il nostro Volcanon spero si alleni un bel po'. Deve arrivare al livello 50. Ecco qui, esatto. E senza proteica, va bene. E si prosegue. E si va verso nuove fantastiche avventure. Con altri Coromon. Un Blitzboard. Bellino lui. Abbiamo visto che si evolve in quella sorta di tucano comunque. Invernale, cos'è che fa? Boh, vabbè, dettagli. Vai, tempesta di fuoco. È anche discretamente veloce comunque questa sorta di tartarugone, eh. E come sospettavo comunque aveva tutti i punti distribuiti alla cazzo di cane. Io li ho tolti tutti e li ho messi solamente in attacco speciale. Chi è questo? Acta! Non l'abbiamo lui. Catturiamolo. Non ce l'abbiamo, catturiamolo. Allora, taglio profondo no perché potrebbe sanguinare. Beh, effettivamente ci sta a farlo sanguinare un po', eh. Guardate quanto Volcanon è stato congelato dal freddo e dalla neve. Oh mio Dio, che palle. Allora, proviamo subito uno spinner di ghiaccio, così. Debotto senza senso. Perché ora mi ricordo, è vero, cosa fa la neve praticamente in questo gioco. Perfetto, catturato, culo. Arcta, non comune. Nevicata, palla di neve tagliente, cannone di vetro, raggio cristallino. Raggio cristallino l'abbiamo mai letto, mi sa. Speciale, di tipo ghiaccio. Il Coromon evoca un cristallo di ghiaccio che lancia un raggio di congelamento sul nemico. Ha una probabilità del 10% di congelarlo. Ok, Coromon fa cadere la neve all'entrata sul campo. Ok, lo tengo. E non gli do un soprannome e lo invio al deposito. Perfetto. Il suo punto di esperienza se l'è presi. Vediamo se permane il congelamento. Si permane, mannaggia. Torta piccante, ok. Passo Fresa, consiglio numero 2. Non lasciatevi ingannare dalle cosiddette mountain bike. Qui non servono a niente. Ok, stavo dicendo comunque che il congelamento ha tipo ogni turno. O meglio, la neve ha ogni turno la probabilità di congelare i Coromon che non sono di tipo ghiaccio. Tipo del 10% forse. È OP la neve. Quello è un problema, infatti.
cerchiamo di far passare appunto questo congelamento prima di andare a combattere quell'allenatore. Mettiamo davanti qualcuno che possa colpire male i Cormon di tipo ghiaccio, tipo lui. Con spinta corporea dovrebbe ucciderli tutti. Tipo, gli attacchi di tipo pesante sono super efficaci sui Cormon di tipo ghiaccio. Ecco, in più mette umidificatore che toglie la neve. Ottima cosa. Vai, spinta corporea e addio, Blitzbird. Guardate che danno che fa. Beh, un Blitzbird alla fine, eh. Cioè, alla fine non è niente di che. Però intanto Volcanton sarà al 45 e non è male. Poi magari tra un episodio e l'altro andrò anche Crypeak, Crybistanze. Vediamo se riusciamo a shottarlo questo con colpo pesante, ne dubito. Però proviamoci comunque, o meglio spinta corporea. Comunque dicevo, tra un episodio e l'altro andrò magari ad aumentargli il potenziale. Andrò a cambiare shottato tra l'altro, OP Ukaclaw. Andrò a cambiare il tratto, meglio l'abilità del mio Beralis, che non mi soddisfa più, che sarebbe l'adruncolo, ovvero ruba il frutto avversario, ma tanto il frutto ce l'ha sempre lui, quindi praticamente non serve a niente. Non si è ancora tolto il congelamento? Non ancora. Dai, su. Toglitelo. Sarebbe stronza come cosa, ma sarebbe anche carina se, essendo in un ambiente di neve. Bello! Le prime evoluzioni di Kairo. Kairo Beast. Sai che allora non ce l'abbiamo, sbaglio? O l'avevamo catturato? No, infatti non ce l'abbiamo. Allora, tiriamone via uno. Via tu. E come vi dicevo appunto, potrei appunto cambiare abilità al mio Beralis. Ok, tu cosa usi? Esplosioni ghiacciate. Non dovrebbe farne molto. No, è vero, super efficace, altro che squadra. Andiamo in campo Volcadon. Ok. E usiamo di contro un taglio profondo. Se magari smette di essere un blocco di ghiaccio. Forza. Vale, scongelato. Taglio profondo. Vediamo quanto danno fa. Non tanto, però gli abbiamo aperto una ferita sanguinante. Un altro taglio profondo e poi proviamo a catturarlo. Perfetto, picchi congelante. Non possiamo fuggire. Ok, oggetti. Uno spinner normale dovrebbe bastare in teoria. È comunque un primo stadio evolutivo, non è niente di che. Caio. Catturato. Ok. Attacco speciale a questo tipo, difesa speciale, non comune. E permafrost, artigli graffianti, picchi congelanti, esplosioni ghiacciate, tutti attacchi che abbiamo già visto. Ok, pupazzo di neve. Il Cormon si ricostruisce usando la neve, ripristinando il 5% di HP ogni turno quando la neve sta cadendo. Sarebbe una cosa OP da fare, sapete cosa? Usare un Cormon con neve, che ha ovviamente l'attacco neve per poter mettere la neve sul campo. E in più la gemma revitalizzante, che tiene la gemma revitalizzante. Cioè diventa tipo una cosa incredibile. Ora, mettiamo davanti il nostro Volcadon. Diamoli! Ho comprato qualche torta PS Small, proprio per queste situazioni. Per ricaricare così velocemente i nostri Coromon poco prima di una lotta. E andiamo. Questo qui è un orsetto polare. Ah, ma immagino avrà Cormon tipo ghiaccio, no? Il mio soprannome quando ero piccola era Karina Cubzero. Facciamo una battaglia personalizzata. Ognuno manda in campo un solo Cormon, il proprio preferito, ok? Vai, Volcadon. Lei manderà Cubzero, ovviamente. Ah no, che cosa? Scusa? Perché? Tra l'altro è fighissimo questo qui. È la terza evoluzione. Ma mi ha trollato. Posso cambiare? No. Cioè mi ha trollato, me lo ammazza ora. Non posso fare nulla. Accendiamo una miccia. Scottiamolo. Bolle di sapone, me lo sciotta. Potremmo, scusa, cioè boh. Proviamo a usarli comunque tempesta di fuoco.
Neanche un tornado li facciamo, pochissimo probabilmente. Beh, non così male, era pure un colpo critico. Morso e addio, Volcadon. Ma ti sembra il caso? Hai perso. Continua, cosa devo fare? Ma ti sembra il caso? Tra l'altro se perdi, è la prima volta che perdiamo in questo videogioco. Veniamo rimandati qui, addirittura. Abbiamo i Coromon curati però, sì. Beh, ora lo sappiamo, cioè ora lo sappiamo chi manda quella stronza. Andiamo a Vlamma, vai. Ma scusami, ma da... Boh. Ci ha trollati? Non possiamo dire niente. Ci ha letteralmente trollati. Perché ovviamente io pensavo mandasse Kabzero, o comunque un Coromon di tipo ghiaccio, cioè un'evoluzione di Kabzero. E invece lei ha mandato il Coromon super efficace contro quello che avremmo mandato noi. Che infame. Ma adesso però gli facciamo vedere, va. Adesso gliela facciamo vedere, frega niente, non taglio. No, 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 non taglio. Questa è una cosa che bisogna lasciare in video, assolutamente. Allora, saliamo di qui, giusto? No, dall'altra parte. Qua. Andiamo super veloci alla nostra destinazione. Tutti i Coromon che troviamo tipo ghiaccio li shottiamo, guarda. Da quanto siamo incazzati oggi. Scendi. Esci. Niente, è uscito armato. Hanno paura Coromon di tipo ghiaccio ad uscire ora. Hanno letteralmente paura. Via, fuga. Scendiamo di qui. Andiamo da questa parte, siamo già ritornati al punto di prima. Vai, 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 vai. Un po' di erba alta ancora. Arcta, ma che carino. Ma sarebbe un peccato se qualcuno usasse tempesta di fuoco su di te, no? Sarebbe proprio un peccato. Che peccato. Che peccato. Tra l'altro pochissimi punti esperienza, cioè ormai 1000 punti esperienza sono pochi. Saliamo di qui e rieccoti di nuovo, stronza. Il mio soprannome quando ero piccolo era Carina con Zero, sì. Facciamo una battaglia personalizzata, ognuno manda in campo un solo Coromon. Il proprio preferito, ok? Sì, mando proprio il mio preferito. Guarda qui. Te lo mando proprio il mio preferito. Vieni, vieni. 50 contro livello 50 contro livello 50, pari la lotta. Palla di neve, ben riposato, ok. Prenditi pure addosso questa palla di neve, vediamo quanto reggi. Però, colpo critico. Morsa. Ah, non usi un attacco di tipo fuoco ora, infame. O meglio, un attacco di tipo acqua, scusa. Attacco di tipo acqua. Megalobite. Probabilmente tra i tre starter. Vabbè, ma sono alla fine. I design sono tutti fighi perché tutti diventano belli cazzuti come terza evoluzione. Però, boh. Non ti saprei dire chi è il mio preferito tra i tre starter. Perché anche Beralis comunque è semplice, ma mi piace. Mi ho ingannato. Pensavi che con il mio cappello Kubzero avrei mandato fuori Kubzero, ma in realtà era Megalobite. Ho perso comunque. Stronza. Ah sì, ripeti pure il dialogo, va? Ripetilo. Infame. Strumenti invisibili qui, niente. Proseguiamo allora. Che infame. No, mi è piaciuta sta cosa comunque. Cioè, è bello quando il gioco ti frega in questo modo. È un po' scorretto, devo dire la verità. È un po' scorretto, però. Ci sta. Questi li uccidiamo perché tutti questi Coromon selvatici sono praticamente punti esperienza gratis per il nostro Volcadon. Eccolo qui. Obiettivo sbloccato, vabbè, ma ormai sappiamo appunto che non serve più a niente. Ah, Crybeast. Va bene, questo ci darà un bel po' di punti esperienza. Vai. Tempesta di fuoco. Picchi congelanti. Non dovrebbe essere molto efficace, infatti. Beh, non voglio fuggire dalla lotta, Crybeast, forse non l'hai capito. Ti shotto. Non l'ho shottato. Ok, però l'ho scottato. Va bene, comunque. Pupazzo di neve si rigenera.
Noi andiamo di taglio profondo. Artigli graffianti, ok. L'importante è che non mi congeli. E morirà comunque per la scottatura. Posso mettergli sia scottatura che sanguinamento? Tecnicamente forse sì, eh. Cioè sarebbe una cosa OP. Che potrei fare con Volcadon. Cioè gli metto un dot assurdo. Sì, vabbè, però anche un po' meno, Cormon. Ah. Pure. Pure. Tempesta di fuoco su Craybeast. Dobbiamo toglierlo immediatamente dalle valle. Tra l'altro è di un livello molto più basso dell'altro, quindi dovremmo riuscire a shottarlo, infatti. Buono. Che sono 4000 comunque punti esperienza, praticamente un nuovo livello. Artigli graffianti, non mi fai nulla. Il nulla mi fai, il nulla mi fai. Vai, tempesta di fuoco il nuovo. Mossa OP praticamente, come ho detto è il lanciafiamme di questa, di questo gioco. 100 di precisione, 100 di potenza. Attacco speciale, buonanotte. Ok, attacco speciale, guardate, 160 di attacco speciale. Ho tirato su solo attacco speciale con questo Cormon. Ok. Non abbiamo strumenti nascosti, qui possiamo scendere volendo e tornare indietro, ma noi non torneremo indietro. Anzi, proseguiremo. Chi è quello? Ma come corre veloce? Allora, diamo un'occhiata prima di qui. Consiglio numero 3. La neve gialla non è commestibile e neanche quella rossa, verde, blu o viola. Beh, come darti torto. Salve. Andavo a 100 all'ora, come osi interrompere la mia ginnastica invernale? Ma chi sei, Rocky, scusa, che ti alleni a correre nella neve? Blizzian. Va bene. Allora, tempesta di fuoco, se siamo più veloci, addio Blizzian. Appunto. Non penso abbia una difesa speciale tale da permettergli di sopravvivere. E questo forse è un altro livello per noi, 5000, forse sì. Ah, di poco. Gela quad. Bello, però lui è tipo acqua, infatti. Infatti, fa il tranello lui, eh. Tipo acqua, quindi mandiamo a Beralis. Vai. Idropugno, bello. È stato abbattuto, quindi non posso fare nulla in questo turno. Diamo quindi un oggetto, facciamo qualcosa. Una torta PM a... a Beralis, tanto in questo turno non posso far nulla. È stato abbattuto. Idropugno, di nuovo. Mi abbatti di nuovo? Ok, no, perfetto. E palla di neve. Ah, comunque il turno deve trascorrerlo. Ok, ha senso. Ha senso, cioè un turno ad attaccare senza far niente deve farlo. Non è che puoi bruciarlo quel turno curandoti. Ha senso questa cosa. E ora abbiamo battuto noi lui, giustamente. Valanga. E addio gelo quad. Buono, Beralis al 51. E Volcadon al 48. Purgas? Davvero? Oh, la terza! Bella! Ma bella, davvero! Proviamo a batterlo con Beralis. Vediamo se riusciamo ad abbatterlo. Per guadagnare un po' di turni. Ha battuto, grande. Grande, grande, grande. Se non fallisce ora, l'ha tirato giù. Appunto, non l'ha colpito. Incubo, si recupera... Si recupera PS e... ci diminuisce la precisione. È una mossa davvero infame, quella. Ok, un altro incubo. Se non fallisci ora, hai vinto. Buono, grande. Purgast, addio. Bello comunque la terza evoluzione di Purge. Kyraptor. Oh, potente tra l'altro, perfetto, potente. Tipo terra lui, quindi mandiamo Uka Claw. Anche se avremmo potuto usare Spruzzo con Beralis, però non aveva più precisione, quindi ho preferito appunto mandare lui, che culo tra l'altro, che non ha hittato con taglio profondo. Invece avrebbe fatto poco danno perché di difesa speciale noi siamo messi benissimo. Anche lui la difesa era messo molto bene, eh? Ha resistito ad un colpo di spruzzo.
proprio un po' di esperienza per tutti. Beralis al 52, ottimo. Barriera gelida. Grano scudo di ghiaccio, dimezzando i danni subiti dagli attacchi speciali per 4 round. Questo non è affatto male. Potrei sostituirlo magari a Valanga. Palla di neve ha 90 di precisione, però Valanga 100. È una mossa molto, molto buona da tirare fuori ogni tanto. Potrei togliergli spruzzo, effettivamente. Potrei togliergli spruzzo, però contro quelli di tipo terra va più che bene. Questo contro quelli di tipo elettro va più che bene. Quindi non saprei cosa mettergli. Beh, parire la gelida per ora teniamola via. Poi al massimo possiamo mettere all'occorrenza. Uff, immagino che la mia squadra abbia bisogno di fare ginnastica più di me oggi. Ok. Non sto nemmeno più facendo scippo perché per adesso i soldi non ci mancano. E facendo scippo le lotte si allungavano di un casino, senza alcun motivo. Ok, qui si prende questo strumento, ottimo. Trota PSL, perfetto. Altri strumenti nascosti, no. E di qui quindi non c'è più niente da fare. A parte Cormon selvatici che saltano fuori come Arcta. Vai, Volcadon, è tutto tuo. Allora, tempesta di fuoco. E addio. Non ricordo se abbiamo già trovato una abilità simile a vigore. Cioè l'equivalente di vigore. Perché è una delle abilità più fastidiose in Pokémon che abbiano aggiunto. Questo l'abbiamo già letto, sì. Qui non c'è nulla, giusto? Qui sotto. Immagino che si avanzi andando su, quindi voglio andare prima di qui. Anche se anche di qui si va su. Continuiamo ad andare a destra. Ok, abbiamo trovato uno strumento. Frutto Charm. E qui un allenatore. Vai. Fiu, sono felice di aver comprato gli stivali con un buon antipattinamento. Sono riuscito a fermarmi prima di cadere in un buco nel ghiaccio, ma i miei spinner non sono stati altrettanto fortunati. Forse una lotta li riscalderà. Ok, 4 Cormon. Va bene. Lumasect. Oh, tipo elettro. Però è già congelato. Ah, bello! Quindi lui ha tutti i Cormon congelati perché gli sono caduti gli spinner. Perché gli sono caduti gli spinner nel ghiaccio. Carina sta cosa. Questo è super efficace, eh? Per quello l'ho usato. Anche se forse converrebbe andare direttamente di tempesta di fuoco ora. Sciame scioccante. Mi fa danno? Alla faccia se mi fa danno. Fortissimo quell'attacco. Ok, e se ha Cormon congelati non dovrebbe avere Cormon di tipo ghiaccio in teoria. 49 per Volcadon. Oh, se prende livello 50 qui. Va pure oltre. Orochi? Tipo spettro. Mandiamo Ecliptor. Vediamo cosa riesce a fare. In teoria con una luna dovrebbe shottarlo. Intanto gli ammassa l'attacco. E per l'appunto è un blocco di ghiaccio lui. Vai luna. Potere lunare. Ben riposato, quindi assorbi i danni. Vediamo quanto gli facciamo comunque. Oh, quasi. Sacrificio. Si uccide? E qui cosa fa? Uccidendosi. Gli diminuisce cosa? L'attacco fisico. E l'attacco speciale di molto. Ok. Praticamente mi rende inutile il Cormo. Serpike. Tipo normale lui. Ma andiamo. Dov'è? Rhinobatz. Ok, ancora un blocco di ghiaccio, ottimo. E usiamo... Ah, non ho più... Vabbè, usiamo lì questo. Morso velenoso non dovrebbe farci troppo. Ok. Non ho più morso velenoso, pensavo di avere morso velenoso, per quello ho mandato lui. Mi ricordavo più che non ce l'avevo più. Però i danni, eh? Ha subito pure del rinculo, speriamo che ora muoia con il fulmine. Di poco. Di pochissimo. Cambiamo Cormon. E mandiamo. Vorrei mandare Uklu che resiste, però mandiamo Dugterra, dai. Me la sento con Dugterra. Vai. Ariete. Come, scusa? Ok.
Ho distribuito punti esperienza un po' a tutti, Volkadon a 50, niente male. E ha risvegliato il suo potenziale. Chissà dove lo metterò, eh? Malavite. Oh, ma è l'evoluzione di Moldash. Bella questa. Bella davvero. Allora, è lui che ha morso velenoso, non l'altro. Proviamo uno Shippodoro così, volante. Credo che non lo facevo più, però vediamo quanto mi dà. Però mi dà 3000. Io glielo farei un'altra volta. E questo mi dà 3000. Posizione da sumo, questa è tosta. Io glielo faccio un'altra volta, anche a costo di sacrificare il Coromon. Ok. Pugno di pietra. Buono, non me l'ha ucciso. Squadra, Puka Clow, tocca a te. Vai. Vai, vai, vai. Umidificatore. Ok. Stalagmiti. Non deve farti troppo danno. Infatti non è molto efficace. Ah, però ha aperto la ferita sanguinante. Spruzzo dovrebbe comunque chiudere la pratica. Anche se con posa da sumo dovrebbe aver aumentato la sua difesa, se non sbaglio. Infatti resiste di uno. Ad uno resisteva, infatti. Buono, 56 per Uka Claw. Dark Terra al 54. Beh, almeno non sono più congelate. Vero? E tu mi hai tipo dato 20.000 di gold. Allora, dato che ora ho fatto questo tipo di ragionamento, il Coromon Titano sarà evidentemente di tipo ghiaccio, immagino. Conviene allenare tantissimo Volkadon. Cioè è lui che deve diventare il Coromon più forte della mia squadra per poter affrontare per bene il titano di tipo ghiaccio. Coromon e Beralis, tutti e due. Perché Uka Claw non lo potrà utilizzare, verrà shottato praticamente sempre. Qui c'è qualcosa? Nope. Ah, si fa di nuovo questa cosa come in Pokémon. I nimbi di ghiaccio. No! Il ghiaccio è diventato un blocco di ghiaccio, no? Come, scusa? Cosa sta succedendo? Dove mi trovo? Questa è totalmente inaspettata, scusatemi. Non mi sembra che il titano sia da queste parti. Ma cosa te ne frega del titano? No, aspettate, questa è una cosa totalmente inaspettata. Coupon 5 gratis, va bene. Ma, dato che questa non me l'aspettavo per niente, io pensavo di finire il Freesia Pass in questo video, direi che invece ci fermiamo qui e nel prossimo esploreremo questa zona e capiremo cosa ci è successo. Mi sembra di essere riccioli d'oro con i tre orsi comunque, vedendo tutti questi peli in giro, tutti questi peli, tappeti ultra iper pelosi che sembrano pelliccia d'orso. Comunque, questo video finisce qui. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Charlosphere è tutto, al prossimo video!